Buonasera, bentornati a un nuovo video. Facciamo il book haul. Dunque, ho comprato dei libri nuovi, mi è arrivato qualcosa da qualcuno di voi, in scambio comunque come un pensierino, e credo che ci sia anche qualcosa del mercatino, ma non sono sicura. Non sono tutti, ma quello che sono riuscita a trovare, se avete visto il video precedente, ho tutti i libri scatolati perché era in preventivo un trasloco, quindi è un attimo congelata questa cosa qua. Allora, iniziamo con l'ultima lettura, perché poi vi servirà il vostro consiglio per sapere che cosa iniziare, perché sono un po' impicciata, insomma, con le letture, cioè non so che cosa iniziare adesso, praticamente adesso. Allora, ho finito Il Fante di Cuori e la Dama di Picche di Joan Harris. Allora, un libro conturbante, le prime 200 pagine non ci ho dormito la notte. Perché mi aveva smosso qualcosa a livello del subconscio, ma di preciso ci devo riflettere un attimo sopra, non so che cosa. Quindi oggi, a oggi, insomma, il giorno dopo, diciamo, da cui ho finito il libro, non riesco a iniziare una nuova lettura perché penso continuamente a sto libro e ci sono rimasta male perché a me non mi è piaciuto poi come ha continuato l'autrice. Quindi mi sono sentita quasi tradita da questa cosa, da passare a un oddio, sto libro non riesco a smettere di leggere, oddio, oddio, no, non ci posso pensare, ho faticato a finirlo. Quindi è come se un amico mi ha tradito, ecco, mi sento così quando i libri non mi soddisfano appieno, ecco, soprattutto quando mi affeziono ai personaggi e magari penso in una determinata maniera come si può svolgere la storia e non succede questo. Quindi sono abbastanza innervosita da questa cosa. Comunque, ho iniziato poi ieri sera, perché comunque l'ho finito abbastanza presto, e quindi dico, dai, iniziamo un altro libro. Ho iniziato I Sussurri della morte di Simon Beckett, che l'aveva preso mamma in libreria, infatti al prezzo di 6 e qualcosa, ma l'ho pagato di meno perché era in offerta a 3 euro, mi sa che l'ho preso. Però no, non mi ha fatto impazzire, l'ho mollato a pagina 50 all'incirca. Perché? Perché di lui ho già letto un altro romanzo, il primo, La chimica della morte. Avevo scoperto il colpevole prima di arrivare alla fine, quindi voglio dire, è un libercolo così. E quindi sì, ho letto, mi piace perché è un omatopologo, una cosa del genere, insomma, che studia le varie fasi della decomposizione dei cadaveri, quindi ti spiega quando le larve arrivano a quello stadio, quanti giorni è in decomposizione il cadavere. Quello mi interessa tantissimo. Ma è passato una volta che hai guardato la scena del crimine, mi aveva un po' annoiato e quindi l'ho mollato. Sono arrivata alla fine a vedere chi era il colpevole, che manco lo citava nelle prime 50, quindi va bene, dai, va bene così. Però questo no, no, tanto è della mamma, quindi non fa testo, ok? Poi, quindi la seconda scelta, avendo aperto il cartone e trovando il libro che mi ero comprata, questo è stato un acquisto che non so se ve l'ho fatto vedere nel vecchio book haul, non mi ricordo. È stato un acquisto, diciamo, a scatola chiusa. Me l'ha consigliato la libraia. Io mi servo da giunti al punto al centro commerciale. Me l'ha consigliato lei, mi ha detto: guarda, mi è piaciuto tanto, dovevo prendere un libro per usare dei punti, insomma. Io non sapevo oggettivamente cosa prendere, avevo preso tutto quello che mi interessava, c'erano altri punti. E alla fine dice: guarda, questo mi è piaciuto tanto. Dico: va bene, Tre volte noi di Laura Barnett, che io in biblioteca avevo trovato Gritty Stitch, che era l'altro libro, e me l'ero segnato in wishlist. Ok, quindi questo è quello che ho iniziato, diciamo, prologo stamattina. Avrò letto 3 pagine, che è una sorta di sliding doors, no? Che cosa sarebbe successo se avessi preso un'altra decisione, un'altra strada. Quindi penso che Tre volte noi ti faccia vedere tre ipotetiche storie o sviluppi di una storia principale, almeno così ho capito, ma poi a leggerlo ve lo racconterò meglio. Quindi non so se iniziarlo, ho paura che ci voglia un po' di testa e non lo so se dopo La Dama di Picche riesco ad approcciarmi, quindi forse una cosina un pochino più leggera. Se qualcuno di voi l'ha letto mi fa sapere com'è, per favore, così mi rendo conto. Poi al mercatino ho trovato La Vedova Nera. È un thriller, sicuramente non c'ha a che fare niente con le vedove, però io me la so presa. È dell'Harlequin Mondadori, Nell'ombra il male tesse la sua vela. La sua tela, cioè sembo dotto, la sua tela. E quindi La Vedova Nera. Non lo so, può darsi pure che questo sarà uno da quelli che legge prossimamente. Poi, sempre al mercatino, ho trovato per 3,40 euro I Poeti Morti Non Scrivono Gialli di Bjørn Larsson, che è l'autore della Veressere del Pirata di Long John Silver, che finalmente ho trovato. Ma c'è anche L'Ultima Avventura del Pirata Long John Silver, vedi, un altro libro che va a finire in wishlist. E comunque ho trovato questo. Mi sapeva intrigante perché c'è un poliziotto appassionato di poesia, che io sapete ho la sensibilità di un comodino IKEA con la poesia, e niente, quindi
pubblica un giallo, sapete, scrittori, libri, mi interessava e quindi me lo so preso, insomma, ecco, a 3,40 € non si può lasciare lì, ma non so dove metterli, tipo un quarto d'ora. Ok, poi altro libro che mi sono presa quel giorno che ho comprato, mi pare, no, tre volte noi, no, sono ritornata l'ultima volta che sono stata in libreria, poi, prima che succedesse tutto questo casino del Covid e della quarantena, con mamma eravamo un po' giù di tono e ci siamo regalati alcuni libri. Uno di questi è Il Circolo delle Invincibili Sognatrici di Ana Nieto. La trama mi ispirava e quindi ho deciso di regalarmelo. Mi ricorda tanto dalla trama, però credo che sia una cosa completamente diversa, La luce sugli oceani di Steadman. Non lo so, perché mi è andato il pensiero lì. Forse perché pure questi stanno, mi pare, in un'isola, non lo so. O c'è un faro da qualche parte, ho letto qualcosa del genere. Comunque mi ricordava quello, dico, quello mi è piaciuto tanto, ci ho pianto pure. E quindi dico, senti, prendiamo questo. Eppure qui fatemi sapere se l'avete letto. Poi mi sono fatto un regalo che, cioè, voglio dire, ho quello, sono appassionata dei film, della serie televisiva, ti pare che non mi compro il seguito? Sex in the City, e adesso? E vabbè, la mia anima single viene fuori in questi momenti e quindi sono curiosa di leggere pure questo, anzi forse è uno di quelli che vorrei leggere, ma dopo quando l'ho finito, potresti pure che è noioso e mi rimpiangerò, perché se avete letto il primo di Sex and the City, io non so dove ci hanno tratto l'idea per fare la serie televisiva, io non lo so, sono dei geni quelli che hanno fatto la serie televisiva, perché leggendo il libro te daresti una chiodata. Quindi questo non so se è uguale, penso che pure questo saranno tipo delle, forse delle interviste, ma non sono sicura. Vedi, questa quarantena è ottima per leggere questi libri. Io veramente, regà, non so che cosa leggere di questi. Poi, un regalo tra i tanti che mi sono arrivati di Valeria De Vito è La rivincita delle mogli. Io questo già ce l'ho in versione più pocket della Newton Compton, però mi è rimasto fuori, è da tanto che lo volevo leggere e quindi potrebbe essere la volta buona per iniziarlo e vedere finalmente di che tratta. L'avevo preso sulla scia del Club delle Ex Mogli, libro degli anni 90, da cui poi c'è uno tratto il film, che è uno dei miei film preferiti, tra l'altro, e quindi niente, sarà il caso di leggerlo. E poi, quel giorno che ho preso quel fantastico libro, mi sono presa L'inganno perfetto di Nicholas Searle. A dicembre al cinema, mentire è un'arte. Eppure questo mi ispira. Vedete, io adesso non so che cosa iniziare, ho questi libri che vi faccio vedere disponibili da leggere, non so che cosa iniziare. Mi dovete dare assolutamente una mano, assolutamente. Sono accetti i consigli. Più c'è, cioè, il Kobo naturalmente che ho lasciato fuori, ma vorrei leggere in cartaceo perché sennò quando li smaltisco, già mi sembra di aver smaltito parecchio. 8 libri. No, mi sa che a marzo non ho letto una decina, però. E ancora non è finito marzo, quindi adesso devo iniziare quello giusto. Ecco, altro libro che mi sono presa quel giorno famoso, o credo che questo me lo sono regalato per il compleanno, vedi, non mi ricordo. Comunque, in libreria nuovo è il primo della trilogia di Akilah Azra Cohen, Effie, credo si pronunci così, insomma. La trilogia sulla bellezza, credo. Oh, allora, sa quante volte so che lo vedo in libreria e a prezzo pieno mi spaventava un po', però dico, dai, me lo regalo per il compleanno, 19 euro. Quindi non lo so, non so che cosa fai, ma mi ispira troppo questa trilogia e va a finire che, vabbè, lo voglio leggere naturalmente il primo e vedere. Ma ero tentata di comprarmeli tutti e tre proprio a scoppio così, ma dopo se non mi piacciono ho speso un sacco di soldi per magari non mi piace così, magari ho letto il primo e basta, quindi non lo so, mi ispira tanto, bello. Mi sono sentita ricca, sono entrata in libreria e ho speso così. Mi sono sentita una persona ricca. Poi, sempre quel giorno, mi sono comprata. Ah sì, mi sa che ci siamo. The Ghost Bride, la sposa fantasma, è una serie Netflix, quindi vorrei leggere questa e poi vedermi la serie televisiva su Netflix. E quindi anche questo, però dalla trama mi ricorda molto La Dama di Picche. E quindi vorrei aspettare un attimo, magari leggere un altro libro prima di cominciare questo. Però pure questo mi ispira. Mi dovete far sapere, ragazzi, non c'è niente da fare, mi dovete far sapere com'è. Poi, sempre per finire i nuovi, mi sono comprata della Wutet Jack lo Squartatore, la vera storia.
Insieme a questo ho comprato anche un testo sulle teste mozze, quindi ti spiega tutte le teste mozzate nella storia. Ecco, è una cosa molto leggera e molto allegra che adesso sta sul comodino di mio fratello comunque, ve lo farò vedere in un prossimo book haul. E vedete, ci sono anche le foto, quindi non lo so, questo della UTET mi ispirava perché mi sembra scritto abbastanza bene. Io addirittura avevo provato a leggere quello della Patricia Cornwell, naturalmente penso che sia romanzato, insomma, però non mi ero trovata. Magari leggerò questo e poi affronterò quello. Magari sono più grande, ho un altro tipo di concentrazione o di intelligenza, perché no? E poi l'ultimo libro nuovo che mi sono comprata è il Club di P.S. Love You. Non avevo, volevo comprarmelo subito, non avevo voglia di aspettare il mercatino. E quindi ho amato P.S. Love You. Tra quei libri preferiti, insomma, che mi seguo in una vecchia edizione Sonzogno bruttissima, ma che io tengo nel cuore, e quindi mi sono comprata il continuo e vorrei leggere anche questo. Ora dici, Angela, aprine uno e leggilo. Ma sono talmente tanti che non riesco a decidere. E poi sono questi, li vorrei leggere tutti insieme, ma non ce la faccio tutti insieme a leggerli oggettivamente. Oh, invece al mercatino, tantissimo, l'ho pagato 4,50 euro, ma me l'aveva consigliato uno di voi, perché c'erano le ricette all'interno, è Il diavolo e la rossumata di Sveva Casati Modignani. Di lei ho letto già un libro che era Anna dagli occhi verdi, mi pare, una saga familiare che non mi era dispiaciuta, via, mi aveva intrattenuto abbastanza, però queste ci sono le ricette da provare e quindi anche questo è da leggere, insomma. Poi in copertina rigida mi è piaciuta, come praticamente è nuovo. L'hanno comprato e l'hanno venduto, credo, perché sembra che non l'hanno neanche aperto. Vedete? Proprio. No, forse l'hanno aperto, però comunque sia sì, in ottimo stato al mercatino. Poi Simona invece mi ha inviato, ha detto che quando l'ha visto mi ha pensato e me l'ha inviato, e è Incubo sul Titanic di Donald Stanwood. Sapete che sono appassionata del tema del Titanic, quindi ecco, quarantena, insomma, viriamo verso aprile, quindi questo è rimasto fuori magicamente e sarà il libro che leggerò per l'anniversario del Titanic, diciamo così. Invece Deborah mi ha mandato la trilogia di New York di Paul Auster, Città di vetro, fantasmi e la stanza chiusa. Tantissimo tempo che cerco questo libro, che lo voglio leggere, non so come scrive Paul Auster, di lui ho Mister Vertigo, ma chissà dove è andato a finire. Nel senso negli scatoloni, e quindi mi è rimasto fuori questo. Non so cosa aspettarmi da Paul Auster, se qualcuno di voi l'ha affrontato mi faccia sapere com'è. La Giulia mi hanno detto di fare un blog, mi ha fatto un regalo per il compleanno e mi ha mandato diversi libri. Questo mi è rimasto fuori ed è Istruzioni per rendersi infelici. Io non so se ve l'ho fatto già vedere, chiedo scusa, ma non mi ricordo. Nulla è più difficile da sopportare di una serie di giorni felici. Non so, mi è sottolineato, mi ispira, ancora lo devo attaccare. Se siete intossicati per aver seguito scrupolosamente una mezza dozzina di improbabili ricette per la felicità, se ne avete abbastanza dei dissennati consigli di guru e sessuologi, tecnocrati e maestri di vita, delle prediche sull'essere anziché l'avere e sulla pace interiore, questo libro fa per voi. Ok, niente. Ha detto che l'ha vista, ha pensato a me e quindi avrà un messaggio sicuramente da trasmettermi, non solo la Giulia, ma anche, anche il libro, sicuramente. E poi invece al mercatino mi sono comprata, ho ceduto al trash La febbre di Saskia Noort, penso perché doppio O, un thriller trasgressivo nella diabolica isola del divertimento, Ibiza. E vabbè, un'autrice da tot copie, non ce frega niente, sensuale, travolgente, agghiacciante, un thriller senza precedenti di amore e perversione, diventerà presto un film. Ok, e su queste basi io per 3 euro me lo sono portata a casa. E casualmente, guardate qua, è rimasto nel cartone da leggere, ok? Quindi ci proviamo. E infine chiudiamo con due dei diversi libri che mi ha mandato Bet Book, una libraia in soffitta. E il primo è Lola, un grande thriller tra Millennium Trilogy e Breaking Bad di Melissa Scrivener Love. Vabbè, ma di questo ci interessa ben poco di quello che scrivono perché non sempre corrisponde al vero, ma quello che mi ha colpito è una pericolosa gang, una ragazza che diventerà presto leader, e Lola è un personaggio inedito nella narrativa contemporanea. Questa copertina mi ispira da morire, sicuramente credo che siano young adult, e noi ce lo leggeremo e vedremo
Di che cosa parla? Anche questo mi ispira. O magari poi, vabbè, lo sappiamo che quelli della Newton, un po' così, però per me servono da intrattenimento. E poi mi ha inviato un libro che io non me lo sarei, non so quando lo leggerò, devo essere sincera, credo che forse non riuscirò mai ad approcciarmici. È Con gli occhi di Maura, errando tra incertezza medica e ricerca della verità. È una ragazza che purtroppo è rimasta allettata, ancora viva almeno al momento che scrive, con tre splendidi bambini e al momento tracheostomizzata, paralizzata quasi completamente, educatrice nell'anima ancora oggi. Io non riesco ad approcciarmi a questi libri, è più forte di me, non ce la faccio e mi coinvolgono troppo e quindi rimarrà nella mia libreria in attesa del momento giusto che riuscirò ad affrontare. Questa scrittrice, insomma, questa donna. E niente, io non ce la faccio a di più di due parole di questo libro perché già solo il pensiero mi sento male, ecco, quindi non ce la faccio, è più forte di me. E è un po', sapete, credo che tante volte venga fuori di me questa cosa tipo che i paraocchi e non voler leggere determinati argomenti, ma per me la lettura è evasione, se devo andare a vedere anche cose vere, diciamo, già la vita è dura di per sé e quando stacchi gli occhi dalla lettura, ripiombare nella vita reale tante volte è difficile, insomma, io preferisco rifugiarmi nei mondi di fantasia, diciamo, ecco, anche perché con la situazione che stiamo vivendo, più ci metti magari la situazione personale, un po' di evasione ce la devi avere perché se no non ci si riesce. Comunque non è detto che poi prima o poi non lo affronterò, lo proverò a leggere per vedere la forza di questa donna venire fuori dalle pagine. E fatemi sapere, insomma, io aspetto i vostri consigli su che cosa iniziare perché non lo so, sono indecisissima. O leggo i primi capitoli di tutti e quello che più mi affascina comincio, come spesso faccio, ma visto che ho approfittato per fare un video, aspetto i vostri commenti e giuro che rispondo. Giuretto che rispondo. E niente, noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Un bacione, alla prossima.